oggettivamente, quando dico oggettivamente intendo dire lo si pensi o non lo si pensi, lo si voglia o non lo si voglia, la definizione di coniugalità implicata nel riconoscimento della coppia omosessuale come coppia coniugale separa completamente la medesima coniugalità dall'origine della persona umana. La coniugalità omosessuale, infatti, è incapace di porre le condizioni del sorgere di una nuova persona umana. Pertanto, delle due l'una: o non possiamo pensare la coniugalità nella forma omosessuale, cioè è impensabile, oppure l'origine di nuove persone umane non ha nulla a che fare con la coniugalità. Mi meraviglio profondamente che chi ha responsabilità pubbliche tratti con tanta leggerezza un tema come questo. I testimoni della verità della coniugalità avranno vita molto difficile nel tempo vero immediatamente e prossimamente futuro. Avranno vita molto difficile. Come non raramente accade ai testimoni della verità sull'uomo e sulla donna. Ma questo è il momento di essere davvero, di continuare a fare la spia della verità sull'uomo e sulla donna. Fra queste spie della verità ci siete anche, in un certo senso soprattutto, voi educatori. Grazie della vostra attenzione.